Spaccio di droga davanti alle scuole, 11 arrestati. Blitz contro ambulanti alla Reggia di Caserta, sanzioni per 15.000 euro. Whirlpool di Carinaro, venerdì prossimo sciopero di 8 ore. Per terza scuola, domani sciopero della fame contro il decreto. Basket, Iavazzi accetta l'offerta di acquisto di Barbagallo. Bentrovati telespettatori e buonasera. Un incendio quasi sicuramente di origine dolosa, secondo i primi rilievi della scientifica, si è sviluppato nella zona di Bita a parcheggio della clinica Villa del Sole in via Appia, in prossimità del capoluogo. A prendere fuoco sarebbero stati i materiali di risulta provenienti da lavori che si stanno eseguendo nella struttura sanitaria. I vigili del fuoco, prontamente accorsi, hanno impiegato circa un'ora per spegnere le fiamme, che avrebbero potuto estendersi alle auto parcheggiate. Spacciava droga anche a studenti delle scuole medie il gruppo smantellato dai carabinieri a Recale. 11 le persone arrestate, di cui 6 finite in cella, 5 ai domiciliari su ordine del GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Spacciavano sostanza stupefacente tra Recale e Macerata Campania, nei pressi delle scuole medie, e anche i minorenni acquistavano la droga. Destinatarie di misure cautelari 11 persone dopo le indagini dei carabinieri di Santa Maria Capua Vetere per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine è partita nel marzo del 2013 e conclusa nel febbraio 2014, anche con intercettazioni telefoniche, video e pedinamenti, ha consentito di ricostruire la filiera degli organizzatori delle piazze di spaccio e accertare il canale di approvvigionamento della droga acquistata nel quartiere di Napoli a Scampia, per poi essere trasportata dai corrieri nei comuni casertani, dove poi veniva messa in vendita. Il GIP ha quindi disposto per 7 indagati il carcere, concedendo a 4 i domiciliari. Alcuni degli arrestati avevano poco più di 20 anni, eppure la piazza di spaccio era ben organizzata. La droga, in particolare cocaina, marijuana, hashish, veniva acquistata nel quartiere napoletano di Scampia, rivenduta per strada nella piazza principale di Recale e vicino alle scuole. Dalle indagini è emerso anche che ragazzi di 14 anni acquistavano lo stupefacente. Blitz antiambulanti congiunto delle forze dell'ordine alla Reggia di Caserta, personale della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato ha sequestrato 2.204 prodotti tra souvenir, guide turistiche, cover per cellulari, anelli, bracciali, occhiali da sole, calamite e altro, e comminato sanzioni amministrative per un totale di 15.000 euro. A 3 ambulanti è stata contestata la violazione della legge regionale che disciplina la distribuzione commerciale. Analoghi servizi saranno eseguiti anche nei prossimi giorni. La pagina delle vertenze, venerdì sciopero di 8 ore allo stabilimento Whirlpool di Carinaro, e quanto afferma il segretario generale della CGIL Campania, Franco Tavella. Venerdì prossimo mobiliteremo tutti i lavoratori dell'industria della provincia di Caserta in uno sciopero di 8 ore, ad affermarlo il segretario generale della CGIL Campania, Franco Tavella. Sarà una prima risposta che segue e raccoglie sul piano generale le tante iniziative che i lavoratori Whirlpool di Carinaro hanno prodotto in queste settimane. Carinaro rischia di diventare l'emblema, come progressivamente si sta svuotando la Campania della sua presenza industriale. Ciò accade, ha detto Tavella, non solo in condizioni di crisi, ma anche, come nel caso Whirlpool, quando si è in presenza di cospicui investimenti. Il governo faccia sentire con maggiore determinazione la sua voce e metta in campo tutti gli strumenti possibili per evitare la perdita di ulteriori siti produttivi in un'area che ha già pagato un prezzo altissimo alla crisi. Il caso Whirlpool e Alenia dimostrano che c'è un problema Campania, dove anche il governo deve fare la sua parte, dice invece Maurizio Landini, leader della FIOM, in visita allo stabilimento Whirlpool di Carinaro. C'è da una parte dell'azienda una contraddizione che non si può accettare, ha detto Landini incontrando gli 800 operai che rischiano il posto di lavoro a Varese, che farà 300 assunzioni e poi vuole chiudere Carinaro. Negli incontri avuti fino ad oggi deve essere chiaro che da parte della multinazionale non c'è stata alcuna apertura della modifica del piano industriale, che sostanzialmente è disposta a mantenere l'accordo preso nel non licenziare nessuno fino al 2018. È un nuovo impegno produttivo su Napoli, ma poi Carinaro chiude. Anche una possibile reindustrializzazione per Landini è una cosa tutta da verificare, perché spesso senza un piano industriale dietro è solo una furbata per prendere tempo. Landini, prima di lasciare lo stabilimento di Carinaro, ha invitato i lavoratori a essere uniti nella mobilitazione da parte di tutti i lavoratori del gruppo, auspicando un coordinamento
coordinamento tra istituzioni e governo che non duri solo fino al 31 maggio. Per le prossime trattative, ha concluso, l'atteggiamento dovrà essere quello di verificare tutte le carte sul tavolo. Domani sciopero della fame, presidio da parte dei sindacati e docenti in campagna per dimostrare il profondo dissenso relativo alla riforma della scuola. Nella giornata di oggi, dalle 16 alle 20, presidio davanti all'ufficio scolastico regionale della campagna. Domani il presidio continuerà dalle 15 alle 19 insieme con lo sciopero della fame. E sempre sulla vertenza scuola abbiamo ascoltato Felice Vairo, presidente dell'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici della provincia di Caserta. I professori in tutta Italia e quindi anche a Caserta sono scesi in piazza per protestare contro la nuova legge sulla scuola. Beh, è un fatto oramai agli onori della cronaca, quella della protesta che oggi ci costringe ad assistere. È una protesta legittima per sotto certi aspetti, ma in certe occasioni è del tutto strumentale, perché è manipolata dal punto di vista politico. In effetti il punto centrale è quella dell'assunzione. Quando si tratta di assumere un certo numero di persone, è chiaro che ci sono gli interessi. Quindi i precari, quelli che sono i precari storici, bene fanno a protestare, perché è arrivato il momento di dire basta a questa diatriba e mettere a posto chi riceve una nomina sistematicamente ogni anno e non si capisce per quale motivo non lo debba essere trasformata questa nomina a tempo indeterminato. Bene fanno a protestare quei docenti che sono i vincitori di concorso dell'ultimo concorso del 2012. C'è un patto costituito tra lo Stato, tra il governo e gli aspiranti, per cui sono stati chiamati aspiranti a partecipare a questo concorso del 2012, ripeto, con la messa a punto a disposizione di ben 12.000 posti. Ebbene, in 2 anni il Ministero ne ha chiamati solo 4.000. Vi sono 8.000 persone che hanno vinto un concorso e sono in lista di attesa. Mi sembra, a dir poco, un governo che non rispetti, ecco, mi fermo qui per non dire altre cose, ma non si può mancare di fiducia nei confronti di chi ha legittimamente vinto un concorso e ha sancito il diritto ad avere il posto di lavoro. Cambiamo argomento, la politica è sempre più rovente, la campagna elettorale per le regionali con nuovi scambi di accuse tra Stefano Caldoro e Vincenzo De Luca dopo il confronto televisivo. I due principali candidati puntano l'indice ognuno contro le bugie dell'altro. Nella giornata caratterizzata anche dalla notizia di sassi e oggetti lanciati contro l'abitazione del presidente uscente, un atto vandalico compiuto in nottata su cui indagano i carabinieri. Vogliamo capire la natura del gesto, dice Caldoro. La candidata alla presidenza dei 5 Stelle, Valeria Ciarambino, rilancia la proposta del reddito di cittadinanza per Sel. Peppe De Cristofaro chiede a De Luca di fare chiarezza sulle proprie spese elettorali, ma tenere alto il fuoco delle polemiche, l'ennesimo botta e risposta tra i due principali candidati. Vincenzo De Luca si rivolge all'avversario: caro Caldoro, le bugie hanno le gambe corte, i cittadini le riconoscono sulla propria pelle. E giù l'elenco dei punti contestati, dall'aumento delle addizionali regionali ai tagli alla sanità e ai trasporti. Dario Abate, candidato per il PD, annuncia il suo proposito di salvaguardare l'occupazione a Caserta. Dario Abate, candidato alle prossime consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale, perché questo ritorno in campo per Palazzo Santa Lucia? Ma il motivo è unico e si chiama Vincenzo De Luca. La persona che è stata in grado di trasformare Salerno in una delle città più belle del Mediterraneo, e io sono convinto che sarà in grado di riportare la Campania a livelli europei. Ed è per questo motivo che io volevo essere e voglio essere al suo fianco nel Consiglio regionale. Quali sono i punti chiave del suo programma elettorale? Su che cosa vuole puntare? Ma c'è una precondizione che mi spinge e che i cittadini hanno apprezzato, e sono la mia coerenza nel tempo, la difesa sempre degli stessi valori a fianco dei lavoratori, degli indifesi, dei deboli. Ebbene, io quel mondo voglio rappresentare nel Consiglio regionale. Creare risorse per creare occupazione, e De Luca sarà il viatico perché questi obiettivi si raggiungano. Bagno di folla, portico di Caserta per Rosa Suppa, candidata alle elezioni regionali per l'UDC. Sono arrivati in massa nel grande giardino della casa paterna dell'avvocato Francesco Nacca a Portico per ascoltare la candidata UDC.
L'assessore regionale uscente Daniela Nunes si ripresenta al giudizio degli elettori nel suo programma elettorale l'attenzione per il settore dell'agricoltura. Daniela Nunes, giro di boa per questa importante campagna elettorale, candidata al Consiglio regionale per Forza Italia. I punti salienti, i punti più importanti di questo suo programma elettorale? I punti più salienti sono sicuramente quelli di dare continuità a un'opera di risanamento, di sacrificio sicuramente che hanno fatto i cittadini ma che abbiamo fatto anche noi politici. Ricordo innanzitutto, questa cosa è passata in sordina perché poi passano gli anni e facilmente si dimentica, noi ci siamo dimezzati le nostre indennità dopo appena 6 mesi dall'insediamento del Consiglio regionale nel 2010, quindi quando gli altri hanno iniziato a predicarlo dopo i vari scandali su altre regioni, noi abbiamo provveduto a farlo senza aspettare nessuno che ci desse l'input o ci desse l'indicazione, ce lo siamo votati e abbiamo dato. Da quello poi si è ripartito, quindi chiedendo non solo quindi sacrificio tra virgolette alla politica, ma era un segnale di serietà per poter poi chiedere chiaramente insieme a noi sacrificio ai nostri cittadini. Oggi la Regione Campania è pronta per essere veramente competitiva, risanamento del debito, pareggio in bilancio della sanità. Oggi si parte con la fase di programmazione già iniziata circa un anno e mezzo fa, quindi con l'accelerazione della spesa, con la spesa innanzitutto che era consentita, perché fino a 2 anni fa ricordo che con lo sforamento del patto che c'era stato chiaramente non era stato possibile nemmeno spendere a volte soldi che avevamo in cassa, addirittura soldi bloccati nonostante non riuscissimo a pagare gli stipendi. Faccio un esempio per la mia delega, quello dei forestali, spesso avere soldi in cassa e non poterli spendere perché c'era questo famoso limite imposto da una legge sicuramente nazionale e non regionale, quindi da questo oggi ripartire. Programmazione, pianificazione, sviluppo, continuità ad un buon governo, ad un governo serio, ad un governo di sacrificio ma di rigore, soprattutto in una regione dove invece lo scempio era stato totale. Ho deciso a norma di legge, secondo la giurisprudenza, di ritirare formalmente la mia candidatura. Lo faccio per evitare ogni strumentalizzazione, così in una nota Antonio Scalzone, candidato nella circoscrizione di Caserta nella lista Popolari per l'Italia. Alfonso Piscitelli, sindaco di Santa Maria a Vico, è sceso in campo con la lista Campagna in Rete alle prossime regionali. Il suo leitmotiv è proposte programmatiche. Per Campagna in Rete anche Alfonso Piscitelli, candidato al Consiglio regionale della Campania. Il perché di questa campagna elettorale e della sua candidatura, ovviamente? Io vengo da 20 anni di Forza Italia e ho dato al partito quanto probabilmente altri non hanno dato in questi 20 anni. Come sindaco e come semplice militante, ma evidentemente il nostro apporto non lo stiamo docendo da adesso, da 3 anni rivendichiamo per i sindaci una condivisione delle scelte del territorio, questo discorso alla fine è rimasto lettera morta ogni volta che l'abbiamo proposto e quindi abbiamo ritenuto di fare una nostra lista con coraggio, altro che trasformismo, e quindi abbiamo scelto un uomo che possa rappresentare tutta la Campania, ma non tanto dal punto di vista dello schieramento politico, un uomo che possa saper scegliere e non stare dietro le quinte senza dare risposte per il territorio. Ecco, una grande squadra, quella presentata anche nei giorni scorsi di Campagna in Rete, che vuole dare sicuramente fiducia ai cittadini. Qualche amico dice sempre che il territorio ormai è una parola abusatissima, ma fiducia nell'impegno delle nostre storie personali, perché veniamo da anni di militanza e da 5 anni di sindaci, per cui niente e nessuno può mettere in dubbio la nostra trasparenza, perché ci siamo impegnati in prima persona, quindi chi parla di trasparenza e di lotta alla corruzione lo abbiamo dimostrato sul campo, e sul campo intendiamo dimostrare ancora una volta che al nostro territorio ci teniamo e alla nostra provincia ci teniamo prima di tutto. Ripartire dalla promozione della tradizione culturale per avviare l'opera di sviluppo economico del territorio campano è l'obiettivo del consigliere regionale uscente Domenico Ventriglia, ricandidato alla stessa carica nella lista di Forza Italia. Massimo Grimaldi, capolista per Caldoro Presidente, interviene per parlare di rilancio delle periferie, accelerazione della spesa, valorizzazione del territorio, lontano da una concezione napolicentrica. Tanti i temi in questa campagna elettorale: valorizzazione del territorio, recupero anche delle periferie, accelerazione della spesa.
Sì, noi in questi anni, soprattutto in questi ultimi anni, abbiamo cercato di stare vicino agli amministratori e di offrire come ente regione agli amministratori la possibilità di poter riqualificare il proprio territorio. Infatti non c'è un comune della provincia di Caserta che non sia stato destinatario di un finanziamento ai sensi dell'accelerazione della spesa, quindi ogni comune potrà come dire, riqualificare la riqualificazione delle periferie, il ciclo integrato delle acque, la riqualificazione dei beni monumentali e artistici, che sono un volano di sviluppo fondamentale e importante per questa nostra provincia, senza dimenticare il settore dell'agricoltura, una provincia, la nostra, che è terra di lavoro, che ha delle eccellenze enormi, fondamentali nel settore dell'agroalimentare, e la regione, come dire, in questi anni ha investito tanto anche su questo settore, quindi immaginiamo e siamo certi di raccogliere i frutti in tutti i sensi, anche dal punto di vista della ricaduta economica e finanziaria sui territori. Insomma, una concezione meno napolicentrica. Assolutamente, la regione Campania è composta da più province, non esiste solo Napoli, anzi in questi anni la provincia di Caserta ha avuto, come dire, una serie di opportunità che mai si erano viste prima, non solo per l'attenzione del presidente Caldoro ad una provincia che negli anni era stata un po' abbandonata, ma anche perché ha avuto rappresentanti sul territorio che hanno cercato di mettere insieme, di accorciare questa filiera, cioè di accostare sempre di più il territorio casertano, la provincia di Caserta, al palazzo napoletano, e i risultati e frutti ci sono visti, una serie di progetti importanti, ricordiamo Bandiera Blu, 80 milioni di investimento per riqualificare 55 chilometri di costa che vanno da Licola al Garigliano, che è il nostro mare, il nostro attrattore turistico e la nostra risorsa più importante. Enrico Tresca è il nuovo capogruppo del Partito Democratico al Comune di Caserta. Si è chiusa la riunione per designare il successore di Franco De Michele, che ha rassegnato le dimissioni dopo la candidatura in regione. La mia disponibilità è illimitata, accanto a De Luca, ad affermarlo Angelina Cuccaro, candidata al Consiglio regionale con la lista Campagna in Rete. In questa campagna elettorale sono tante le promesse, a cosa si impegna? Allora, io nella mia vita, che un po' di politica l'ho fatta, non ho mai elencato esattamente quello che la mia disponibilità è illimitata. Tutto ciò che il nostro Presidente riuscirà a fare, io ho una grande fiducia nella sua amministrazione, io sarò là. Il lavoro sarà costante, penso che lui lo pretenda, e ci saremo. Tutto ciò che si potrà fare, tutti i punti che lui nel suo programma ha evidenziato. Si sta parlando in questi giorni di una campagna elettorale particolarmente difficile, soprattutto perché la gente non ha voglia di votare. La gente è un po' stanca di tante promesse fatte e di nessuna concretezza. Tutti i torti non ce l'ha, ma speriamo di far cambiare idea con le nostre, ecco, perché quando troveranno la persona, le persone che veramente sapranno essere vicino ai loro problemi, penso che prima o poi dovranno cambiare idea, perché noi ce la metteremo tutta. Ci sono novità per il basket, perché Raffaele Iavazzi ha accettato la proposta di acquisto da parte di Carlo Barbagallo. Ho trasmesso via PEC a Carlo Barbagallo l'accettazione della sua offerta di acquisto della società e ho già fissato l'appuntamento dal notaio alle ore 12 di mercoledì. Il passaggio può avvenire solo a condizione che mi siano consegnati due assegni circolari per l'importo complessivo di 300.000 euro e che per tale data sappia a chi cedo eventualmente la società e la garanzia da parte degli acquirenti della continuità aziendale a buoni livelli. Così l'azionista di maggioranza della Juve Caserta, Raffaele Iavazzi, in conferenza stampa ieri ha parlato delle vicende societarie che in quest'ultimo periodo hanno interessato il club bianconero. Iavazzi ha espresso anche il suo rammarico per la conclusione dello scorso campionato, culminato nella retrocessione in Lega 2, ma ha garantito la continuità della società, che formulerà la domanda di iscrizione alla Liga A in caso di eventuale ripescaggio e sicuramente parteciperà all'attività agonistica nella prossima stagione. Domani dunque è il giorno della verità per la Juve Caserta. Iavazzi aspetta Barbagallo dentro o fuori. È tutto per questa edizione del telegiornale, grazie a voi tutti di averci seguito. Luca Mancini in regia, vi lascio all'approfondimento del direttore Francesca Nardi dedicato alle elezioni regionali. Arrivederci.